Gioia. I temi affrontati nelle sue canzoni sono molteplici, ma sempre con quel garbo e quello stile che lo contraddistingue. Eseguirà due brani, uno di Fabrizio De André, Il Testamento di Tito, e uno suo, ma che parla di Fabrizio, La Tela. Lo accompagneranno alla tastiera Nadia, alla chitarra elettrica Salvo, alla chitarra classica Giacomo, al basso Annalisa, al violino Laura, alla batteria Gianni, la vocalist è Elisa. Signori e signori, ecco a voi Don Vittorio Rocca e la Rovi Band. Se lo sapesse, l'Italia ha pareggiato 1-1. Quindi facciamo un applauso all'Italia e ci prepariamo a questi due canti. Come diceva Letizia, il primo è Il Testamento di Tito. A proposito, io declino ogni responsabilità se ci sono problemi con la preside, la quale mi ha commissionato proprio questo brano. Il Testamento di Tito è la canzone culmine, apice dell'album La Buona Novella. Tito è il ladrone che sta, uno dei due che sta appeso alla croce al fianco di Gesù. Avvicinandosi il momento della morte, lascia appunto detta appunto il suo testamento, ripensa alla sua vita e in modo molto provocatorio si ribella nei confronti della società e anche nei confronti di Dio, nei confronti dei comandamenti. È interessante sapere anche qual è il contesto di questo brano e di questo album. In Italia siamo nei moti del 68, moti rivoluzionari, politici, e De André scrive queste canzoni. E quando gli chiesero: ma che c'entra Gesù Cristo in questo momento della storia della nostra società? Lui disse semplicemente: perché Gesù è il più grande rivoluzionario della storia. E su questo sono sicuramente d'accordo. Il punto di partenza, vi dicevo, è la forte denuncia nei confronti della legge divina quando viene usata come arma di repressione da parte del potere contro l'uomo. E qui l'artista si mette proprio a difesa dell'uomo, di ogni uomo, soprattutto dell'uomo calpestato. E proprio in questa canzone emerge in una maniera mirabile. Tito in realtà è un uomo distrutto dal dolore. E allora non dovete farvi prendere dalle sue contestazioni. Dietro le contestazioni c'è quest'uomo che è arrivato alla fine della vita e che però non ha mai avuto qualcosa o qualcuno. Dice: chiedetelo ai pochi che hanno una donna e qualcosa. Non è stato amato dai genitori. Onora anche il loro bastone, bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. È un uomo che sta morendo senza aver conosciuto l'amore. Nei versi finali, nell'ultima strofa, carica di una struggente intensità, questa assenza viene finalmente colmata. Colmata da chi? Colmata dall'uomo che è crocifisso con lui. Tito potrà dire alla madre che sta, perché anche le madri dei ladroni, dice De André, sono accanto ai loro figli, non solo la madre di Gesù, dice così: io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore. Il Testamento di Tito.
all'infuori di me spesso mi ha fatto pensare. Genti diverse venute dall'est, diceva che in fondo era uguale. Credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male. Credevano un altro diverso da te, ma non mi hanno fatto del male. Non nominare il nome di Dio, non nominarlo in vano. Con un coltello piantato nel fianco, gridai la mia pena e il suo nome. Ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai in vano. Onora il padre e onora la madre e onora anche il loro bastone. Bacia la mano che ruppe il tuo naso perché le chiedevi un boccone. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Quando a mio padre si fermò il cuore non ho provato dolore. Ricorda di santificare le feste, facile per noi ladroni. Entrare nei templi che rifugi da salmi di schiavi e dei loro padroni. Senza finire legati agli altari, gossati come animali. Senza finire legati agli altari, sgozzati come animali. Un altro dice non devi rubare e forse io l'ho rispettato, vuotando in silenzio le tasche già gonfie di quelli che aveva rubato. Io senza legge rubai il nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Ma io senza legge rubai il nome mio, quegli altri nel nome di Dio. Atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce ed il figlio rimane, e tanti ne uccide la fame. Io forse ho confuso il piacere e l'amore, ma non ho creato dolore. Un altro dice non ammazzare, se del cielo vuoi essere degno. Guardatelo oggi, questa legge di Dio, tre volte inchiodata nel legno. Guardate la fine di quel Nazareno, ladro non muore di meno. Guardate la fine di quel Nazareno, è un ladro non muore di meno. Non dire falsa testimonianza e aiutali a uccidere un uomo. Lo sanno a memoria il diritto divino, ma scordano sempre il perdono. Ho spergiurato su Dio e sul mio onore e non ne provo dolore. Ho spergiurato su Dio e sul mio nome e no, non ne provo dolore. Non desiderare la roba degli altri, non desiderarne la sposa. Ditelo a quelli, chiedetelo ai pochi che hanno una donna e
casa, nei letti degli altri già caldi d'amore, non ho provato dolore, l'invidia di ieri non è già finita, stasera vi invidio la vita. Ma adesso che viene la sera ed il buio mi toglie il dolore dagli occhi e scivola il sole al di là delle dune a violentare altre notti. Io nel vedere quest'uomo che muore, madre, io provo dolore. Nella pietà che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore. Grazie! Ve l'avevo detto, bisognava avere la pazienza di arrivare sino al termine della canzone, dove ci viene presentato il Dio amore che il ladrone finalmente intravede in Cristo. Nel vedere quest'uomo che muore nella pietà, che non cede al rancore, madre, ho imparato l'amore. A me piacerebbe poi magari sentire la signora Dori, se vorreste dirci qualcosa di questo senso religioso di Fabrizio, che io, come dire, ho avvertito molto nelle sue canzoni. Una delle prime canzoni di De André si intitola Preghiera in gennaio, dedicata a Luigi Tenco, l'ultima smisurata preghiera. Come se la sua vita artistica fosse racchiusa tra due preghiere, di cui l'ultima è in crescendo e addirittura smisurata. Alcuni giorni fa ho visto un film sulla vita di De André insieme a Dori in Sardegna. Tra le tante cose mi ha colpito proprio l'amicizia anche col parroco di lì, la sistemazione della cappella nella tenuta dove verrà poi battezzata la figlia e addirittura la partecipazione attiva al comitato della festa patronale. Molto bello, molto, molto interessante. De André certamente è critico e polemico, soprattutto nei confronti delle istituzioni e quindi anche della istituzione religiosa. È chiaro, e il disappunto perché anche la Chiesa non fa emergere con forza lo straordinario contenuto che invece deve far emergere, e cioè la figura di Gesù. Ho scritto una canzone nel 2012 dedicata a Fabrizio De André e che ho intitolato La tela. Proprio perché penso che la sua opera laica è come una tela dove si intrecciano tanti motivi che fanno parte anche della fede cristiana. L'ispirazione mi è venuta dal ritornello di Via del Campo, non del ritornello, della finale di Via del Campo, dove si dice dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Mi sembra questa una bella convinzione, profonda convinzione, cioè la vera umanità si trova tra gli emarginati, si trova tra chi viene ad essere quasi messo da parte, respinto, e non tra i diamanti, cioè tra quei falsi valori borghesi.
In un'intervista De André dice: c'è chi è toccato dalla fede e chi si limita a toccare la virtù della speranza. Il Dio in cui nonostante tutto continua a sperare è un'entità al di sopra delle parti, delle fazioni. Allora è proprio la categoria della speranza quella che mi sembra esprima meglio il suo profilo religioso. Nel ritornello della canzone io metto insieme questo sogno della speranza e la preghiera. Il ritornello, che è molto semplice, poi speriamo di poterlo cantare insieme, dice: sognare e pregare, pregare e sognare, che dal letame nascono i fiori. La tela, grazie. Pregare e sognare.
insieme, sognare e pregare, pregare e sognare, che dal letame nascono i fiori. Al mio via, eh? Abbassa la batteria, vediamo se perché prima non vi ho sentito. Vediamo se riusciamo a cantare assieme. Al mio tre, eh? Uno, due, tre. Sognare e pregare. Pregare e sognare. Che dalle Grazie a Don Vittorio Rocca e la Rocky Band.